Ciao, Ah, amici di Twitch, grandissimi. siamo in live, amici, in live. Condividiamola. Condividiamo la livettina, ok, amici. Andiamo un po' a divertirci oggi. Manca un follower e arriviamo a 200, amici. Ok. Ok, amici. Marco Drums Games is now live. Stream Ingegnere Gran Turismo 7, Gran Turismo 7 PS5 e Ita Easter Egg Marco Drums Games trattino in live 23-22 aprile. Ok, ciao Cam! Ciao, ciao! Aspetta, mi ha spostato la telecamera di solito di lì. Ciao amico mio, come stai? Drums Games, eccolo, grandissimo! Allora, io non mi ricordo mai nulla, quindi se io ti dico le cose e tu le hai già fatte, ti ringrazio a prescindere. Ciao Danny Boy, grandissimo! Iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto, grandissimo! Dai che andiamo a correre, sto giusto giusto condividendo, one second. Perché ho messo il coso che mi legge i messaggi, quindi mi ha svegliato fuori un attimo. Che oggi c'è un po' di raffreddorino, è solo un raffreddore, raga, però è quello un po' fastidioso, che magari Già dà un po' fatto fastidio tutto. anche a voi. Già fatto, grande Cambo, grande, grandissimo, grazie, grazie, grazie. Allora, volevo farvi vedere delle cose fighissime oggi, eh? Allora, prima di tutto, un po' di soldini, e poi ti faccio vedere le macchine che ho comprato stamattina. Che ho fatto un video che ho postato su YouTube, l'ho postato sul grande YouTube, un video fichissimo e ho speso quasi 10 milioni, eh? Quindi ci sta, ci sta, ci sta di brutto. Adesso volevo andare a prendere altre due, tre chicche, macchinine proprio belline, belline, fighettine. Ecco, allora vi aspetto adesso in live, mitici, e andiamo a condividere anche la live su Facebook, grandi ragazzi. Allora andiamo a condividerla e siamo a posto. Allora, tutto bene? Tutto bene, Cambo? Qualità Spero me di lo sì, stai eh? dicendo a. Con che qualità me lo stai dicendo? Con che qualità? Grande, Seguito da grande. te. Allora. Oh, perfetto, perfetto. L'importante è che le mie live sono divertenti e si vedono anche bene. Dai, dai, perfetto, perfetto, sono contento. Allora, guarda un attimo. Aspetta che devo prendere il pad, eh? Allora no, non serve a nulla il pad, perché con il volante si riesce a fare tutto. Allora, io stamattina sono venuto qua e ho speso un botto di soldi. Allora, ti dico subito cosa ho comprato. Ho comprato. La Oh, la camera 5 giusta, centina è ma andata. troppo La camera lontana. giusta là è troppo lontana. Non riesco più a fare lo zoom. Allora, l'avevo messa dall'altra parte lì in basso. Aspetta, vediamo se riusciamo a fare qualcosa del genere. Perché? Allora, prima c'era lo zoom, non so se è una questione di... perché per Warzone la metto di qui che c'è anche mia moglie, no? Io non so se è successo qualcosa. So se è successo qualcosa. Perché vedi anche che a un certo punto... Ok. Non so se è successo qualcosa. A livello impostazioni e ma così non dovrebbe essere male.
vediamo un attimo. Allora, i cuscini dietro la schiena, ecco, giusto un po' più in là, devo alzare io. Ok, così. Perfetto. C'è anche Olivia qua, tra l'altro. Oh, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi alla telecamera. Oh, grande che hai, grazie, grazie, grazie. Dai, così è un po' meglio. Mi devo settare un po' perché insomma dovrei comprare prima o poi un volante, un sedile. Ok, perfetto. Oh, che sudata. Vabbè, è un po' troppo, è un po' stortina, però vabbè, dai ragazzi, le mie live sono così, non stiamo lì troppo a vedere la perfezione. Allora, adesso ti devo salutare di qua. Avevo preso il mio cervello ormai dice che la telecamera là invece è qui. Ciao ciao amici di Twitch. Allora, pettiniamoci un attimino prima di tutto, prima di cominciare. Ok, mio pettinino verde fantastico. Ho anche i miei occhialini, ragazzi, gli occhialini fichissimi. E quindi facciamo un attimo, vi dico cosa è successo stamattina. Stamattina ho comprato la Lancer Evolution 5 e ho fatto un video fighissimo, andate a vederlo su YouTube. Ho comprato la Lancer Evolution 4 e poi mi sono comprato la Civic Type R e la S2000. Dopo sono andato, aspetta, tiriamo via gli occhiali che riflettono. Allora, dopo sono andato immediatamente a comprare le auto leggendarie, amici miei e amiche mie, e ho preso questa, la Playmote, penso che si pronunci così, bellissima, bellissima, bellissima. Ho fatto il video che l'ho provata e dopo ho avuto la brillante idea di comprare 10 500. No, non è che è una brillante idea, e l'ho fatto per il trofeo, perché c'è un trofeo che dice compra 10 macchine uguali. Guardate, ho dovuto caricare anche la livrea, fighissima, guardate la livrea che ho scaricato, guardate, guarda quante, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, tra l'altro ho preso anche questa, guardate che bella, 46, c'è dei ragazzi che davvero fanno delle belle livree, Poi guardate questa che bella, Castro, Little, bella, 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 questa mi è piaciuta. E poi mi è piaciuta un sacco, quante macchine hai? Guarda che bella questa, questa è bella, questa è bella. Allora, 248, c'è scritto qua sopra, guarda, te le faccio vedere un po' così. Ci sono macchine da 20 milioni, la 250 del 62 l'ho pagata 20 milioni. Quindi c'è qualità, un po' tutte le GT3, la Formula 1, come vedi qui. Poi abbiamo macchine come la McLaren, la JR della Jaguar, la Ferrari ce le ho tutte, quelle che si possono comprare. La CLK, bellissima, era nelle leggendarie. Porsche, Peugeot. La mitica 155, questa l'ho voluto comprare agli inizi quando si faceva un botto di fatica a farmare. La Abarth, il Sunbus. Allora, sinceramente, col volante è più, ti senti più immerso, ok? Ti senti più dentro il gioco, perché ti dà quella sensazione bella di guidare. Ma con il joystick, con il pad, si va anche più veloci, Te lo dico proprio. Sì, però ti dico che col pad a volte certe cose faccio fatica a farle, perché è vero che il joystick puoi graduare sia la sterzata ma anche proprio l'accelerazione, ok? E il freno puoi graduare in maniera più precisa e meglio, però non credo che sia un ritardo, perché me lo dicono anche quelli che hanno il Fanatec. Fanatec è il top, ok, parliamo, cioè Logitech, sto parlando di un 923 che con 200, da 200 a 300 euro in offerta te lo porti a casa, quindi sono proprio cose diverse, l'altra parte da 900 forse 1000, sono proprio due mondi diversi, il DD e il DD Pro della Fanatec, però vabbè, là è il top, e magari con quello lì si riesce a fare anche qualche tempo per tirarlo giù, dovuto già del pad. Quindi secondo me
essendo un gioco così bello, così fantastico, potresti anche comprarlo con il pad, ok? Ti diverti lo stesso, ti diverti un sacco lo stesso. Questo è il mio consiglio, poi vedi tu, però sinceramente guarda che ti diverti di brutto. Stamattina ho comprato questo, ragazzi, guardate che mezzo, guardate che mezzo, che roba! È una cosa incredibile sta macchina, ragazzi, davvero non me lo aspettavo, non me lo aspettavo, davvero. Ho solo 15 milioni però, non ho tanti soldi. Avere 15 milioni in banca, eh? No, poi volevo farvi vedere questa perché l'ho pagata 3 millions. 3 millions, questa è un milione, eh? Questa è un milioncino. Questa, raga. Questa, 3 milioni. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Allora scrivetemi in chat, così vi saluto. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale che mi manca una persona, un mitico di voi per arrivare a 200 follower su Twitch. Vi prego, iscrivetevi, fate un account doppio per iscrivervi, così siete il 200 millesimi. Vi ringrazio di brutto in live. Oh, ecco qua. Allora, proviamola, proviamola. Andiamo a correre un po'. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, benvenuti, benvenuti. Allora, siamo con l'Audi, il miglior volante è quello tra Thrustmaster TGT. Allora, non so dirtelo. Che io sappia, sia per persone che ce l'hanno, nei gruppi che seguo di Facebook e Instagram e persone che conosco. Il miglior volante di tutti è il Fanatec, che costa un botto, costa anche 1000 euro. Subito dopo viene il Thrustmaster, però il Thrustmaster devi stare attento, devi prendere quello dalle 600 euro in su, che adesso non mi ricordo se è il T300 o T, non me lo ricordo più sinceramente il modello. A livello di Se vuoi, sensazioni. un volantino da spendere poco, non andrai Costa sul Thrustmaster. 650 euro. Beh, ti ho detto, io ho 800 euro, esatto. Se vuoi un volantino da non spendere tanto, devi andare sulla Logitech, che è il G923, che c'ha il True Force, è fantastico. Se invece, come dici tu, vuoi una cosa più performante, sì, sinceramente devi andare sul Thrustmaster o il Fanatec. Il Fanatec è anche incredibile, no, ho fatto a livello facile, incredibile a livello proprio, sì, Fanatec. Se vedi è sponsor di tutti i Quanto giochi. costa? Allora, siamo dalle 900 alle 1000 euro, il DD Pro, ok? Quindi 800-900 sei lì. È quello che hanno fatto apposta per la PlayStation, per Gran Turismo, quindi è... Cioè, tra l'altro, guarda, non vorrei dirti una stronzata, però aspetta, dov'è la parte dei controlli? Ti facevo vedere... no, aspetta, te lo vorrei fare vedere proprio per farti capire il Fanatec qual è, aspetta. Perché è stato fatto per questo, ma in tutti i giochi, anche Assetto Corsa, qualsiasi gioco che tu vai a fare, c'è il Fanatec, ok? Eccolo qua, c'è il Thrustmaster, il TGT, il T300, ok? Il 150, ragazzi, e l'80 io lo lascerei proprio perdere. Eccolo qua, Fanatec GTDD Pro. È questo qua. Se no, come dicevi tu, bellissimo il Thrustmaster TGT o il T300, che è fatto così. Vedete che c'è anche l'icona, eh? Questo già lo vedi che è un po' più scadente, già a prescindere. E poi il G923, che è questo qua. Ok? Allora, e il Fanatec, anche questo, Quindi che è tre quello più milioni. fico ancora, diciamo che è quello elite. Ok? Questo dovrebbe venire sul millino. Esatto, sì, bravissimo, bravissimo. Proprio quello che hai detto tu, che è. Ok, vabbè, possiamo anche uscire, non sta tutto il giorno nella schermata, magari. E andiamo a farci Nürburgringerino a livello. Facciamo a livello intermedio, poi dopo al massimo ci facciamo un'altra gara a livello Fammi vedere come lo fico. guidi. Dai, 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 vediamo, vediamo. Vediamo se sono in pista oggi. Dai, dai, vediamo, vediamo, vediamo. Ah, caspiterina, ho sbagliato. Stavo facendo una cosa. Aspetta, 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 dai, non si può fare così. Impostazione aiuti, cambio manuale. Ok, rifamo, rifamo perché non avevo cambio. Non avevo cambio. Voglio guidare io col cambio. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Oh! La prima volta che provo sto missile, eh. Al Nürburgring, poi soprattutto.
Oh, questo è un missile. È un missilino, eh. Ciao amici, benvenuti, Marco Drums, la mitica Audi, dopo vi faccio vedere il mezzo, è fantastica raga, devo solo capire come, quando frenare e come, mi raccomando scrivetemi in chat, così vi posso salutare, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale che mi manca uno di voi ragazzi, un grandissimo amico di voi per arrivare a 200 follower. Oh mio Dio! Oh, ma non è che frena tantissimo sta. Aspetta, dai, sarò io sicuramente, non può. Non è possibile che la macchina non frena. Qui la parte del Nürburgring è fighissima, eh. Oh, oh, oh raga, non me lo ricordo più. Non è possibile! No, no, ma non si vede una sega questa macchina. Aspetta, la macchina è questa, raga, tanto per farvi capire, eh. Aspetta, dentro è un po' un bordello. Vediamo da fuori. C'ha quelle ruote lì alte che non si vede una sega. Infatti, no, ma sai che davvero non si vede. Io gioco sempre da dentro, ma non si vede, non si vede una mazza. Urca, ma non è che frena tantissimo sta macchina? O che va troppo veloce e quindi... Dai, ma non si può neanche superare questi qua. È incredibile, raga. È incredibile, no. È incredibile, è incredibile. Rifammola fatta bene, perché non voglio fare figure. Figurici. Ma come siamo messi a TCS? TCS siamo al 3, quindi è giusto. In terza non riesco. Tu dici che è una macchina da terza questa? Io riesco sempre da dentro. Ma di solito faccio... Aspetta che devo concentrarmi un po'. Problema, sono anche sti scemuniti qua che è un casino andare a superarli, eh. Eh sì. Quello è vero, hai ragione. Perché vedi vedi la pista dall'alto, la vedi prima. Quello è vero, quello è vero. Ma più che altro qui è la problematica è che questi qua non ti fanno superare da nessuna parte, quindi ho anche di premura a superarli, perché sennò non arriviamo tra i primi. Guarda, oh grazie. Perché a volte ci sono queste macchine. Eh sì, sì, hai ragione. Credevo che era messa un po' meglio, eh. Uno per il costo, il secondo perché questa macchina fa le gare, eh. Allora, probabilmente io non sono neanche andato a comprare le gomme, ti dico la verità. Adesso che ci penso, dovevo andare, sto correndo con le dure. Perché insomma un po' le gomme fanno la differenza, eh. Quando si va con le gomme morbide, però vedi che già adesso sto. Bisogna anche abituarsi, io cambio tantissime macchine e bisogna capire il punto di frenata di ognuna, eh. Poi il Nürburgring ragazzi è uno dei circuiti più tosti che c'è, eh. Infatti devo andare a comprarle. Ciao amici di Twitch, mi sono dimenticato stamattina quando ho comprato la macchina, già ho speso 3 milioni e andare a spendere altri 40.000 per le gomme, si vede che il mio cervello ha detto no Marco, vai così che va bene. Ah guardalo sto scemunito di fianco, eh. Ti tamponano, eh.
Guarda. No. Oh, devo andargli addosso, raga. Non è che lo faccio apposta, eh. Non ti fanno passare questi qua. Per fortuna non siamo neanche ancora arrivati alla prima parabolica. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Iscrivetevi. Scrivetemi in chat, scusa, che qua, oh. Ciao! Ciao Ryan, grandissimo! Sono dei Lezit, grande! Ciao amico mio, se non sei iscritto iscriviti al canale, sei il 200° mio amico! Dai, iscriviti, grandissimo! Forte, grandissimo! Allora, mi hai beccato nella pista più complicata del mondo per poterti parlare proprio bene bene. Sì, se ti iscrivi facciamo 200, grandissimo, dai! Dai che lo vedo qui al computer, poi te lo dico. Facciamo la festa dei 200, grandissimo! Io lo dico sempre, amici miei, se vi piace vedere un po' di corse, poi faccio anche Warzone col mitico Morris e Zubituzzo TV, devo organizzare delle live con la mitica Lucy Lux. Grande! Dai, esatto, da 199 facciamo 200, bravo, così mi piace. Mamma mia, questa pizza ragazzi, sto sudando, vi dico la verità. Oh, freddo prima, che qua piove da me. Dai, dove sono gli altri? Oh, non li becco più. Qui è appunto quello. Anche qui piove, caspita. Beh, ci vuole la pioggia, ragazzi, ci vuole la pioggia, è tutto secco e se no... Sì, assolutamente, Kay. Ma Imola piove anche lì? Allora, non saprei dirtelo, io sono di Varese, Imola dovrebbe essere, se non ti dico una stupidaggine, non dovrebbe essere in Emilia Romagna, ma però... Oh, raga, scusate, mi sto facendo un urburing, magari è una stronzata grande come una casa. Dov'è Imola? È in Lombardia o Emilia? Oh raga, no, il mio cervello non può fare la corsa e pensare a dove... È roba di geografia! Vittorio non gioca più alla Play? Sì, assolutamente! Però, beh, gioco io in live! Oh, la sprint, bella Imola, grande! Gran premio dell'Emilia Romagna e del Mario. Infatti mi ricordavo che era in Emilia! Ah, che figata Ryan. Allora io sono andato, che sono vicino a Monza, 4 volte a vedere la Superbike ed era veramente bello. E una volta a vedere la Formula 1 quando ci spaccavano le orecchie, perché passavano wow, roba così. Solo che la Formula 1 avevamo il posto fisso, quindi non è stata bella, ma fino a un certo punto. Invece oi, ho lasciato il volante un attimo. E invece la Superbike è bellissima. Allora ragazzi, non lasciate mai il volante mentre andate, neanche quando andate in macchina, veramente, che avete visto cosa è successo. E la Superbike era bellissima perché tu compravi il biglietto, a parte che sono andato anche nei box, però tu compravi il biglietto e potevi andare dove volevi. Orca, ma per un pelo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Oh, il mezzo fa paura, ma adesso andiamo a comprargli le gomme, Adesso andiamo a comprargli le gomme perché a me arrivare quarto non è che mi piace più di tanto, vi dico la verità. E era bellissimo perché potevi girare tutto il circuito e andare dove volevi, no? A vedere la Superbike a Misano si è divertito. Sì, bravo, bravissimo Ryan. Sì. Il bello è che tu pagavi il biglietto 50, 60 euro, adesso non me lo ricordo neanche quant'era, e potevi girartela tutta, a parte che poi alla mattina c'erano le gare di moto, delle femminili, c'erano altre discipline, altre cose da super stock, se non mi ricordo male, e poi cominciava gara 1, no, le prove, gara 1 e gara 2, e nel frattempo facevano anche altre cose, c'era anche un campionato, mi sembra, un paio di anni di macchine, sì. Bravo, il prato nella MotoGP non vedi niente, se vuoi andare sulla tribuna sono 300-400, lì con 50 euro andavi su tutte le tribune. Infatti andavo io, mia moglie e mio cugino, e noi praticamente iniziavamo prima dal come si dice, il traguardo, dalla partenza, no? E vedevi, wow, che
passavano, però li vedevi lontani a un certo punto. Dopo ci spostavamo, facevamo tutto il giro, no? Tutta la giornata facevamo tutto il giro. Prima variante, poi il pezzettino dopo, seconda variante, poi giù dal ponte, mi mettevo lì sul ponte di fianco a vedere che schizzavano, ti devi dire dall'altro che arrivavano, wow! Andavano giù, non si vedevano più. Lascari, mi mettevo lì nell'angolino a vedere che piegavano giù, è una cosa incredibile, ragazzi, dal vivo, vedere le moto che piegano, non c'è nessuna televisione che vi fa vedere com'è. Sono sdraiati, ragazzi, sono sdraiati. È una cosa incredibile, non so come fanno, non chiedetemelo. Sì, no, dal vivo fa paura. Facevano la variante che tu non dici, ma io manco in bicicletta, ma come fai a fare una roba del genere? Ma 2 secondi ci mettevano. Boh, piegavano giù, vedevi che andavano di là, non c'erano più. I rumori incredibili che poi rimbombavano dentro il prato, che lì è un parco, no? Il parco di Monza. Poi dovevo andare anche da altre parti, poi ragazzi sono troppo distanti, casini e roba del genere. Poi io suonavo prima, infatti Marco Drums Games viene da Games per i giochi adesso, ma io suonavo, quindi ero anche incasinato a suonare, facevo con il mio gruppo Rhythm and Blues Band, blues, così facciamo rock, e quindi avevamo anche le date da andare a suonare e tutto, non è che potevo andare dove volevo, quindi mi ritagliavo giusto Monza. Rossi c'è, grande Valentino! Allora andiamo a comprare un attimo. E quindi è veramente stata fantastica. Cose veramente, periodi fantastici. Adesso mi hanno detto, 2 annetti fa, forse sono andati a vedere le macchine nuove di Formula 1, dicono che sembrano dei trattori, quindi vabbè. Poi mi ricordo, la cosa che mi ricordo proprio, che ce l'ho in testa, passava la Yamaha, suonavano, questo rumore di acuto, incredibile, passava la Honda, passava la Ducati, trattore, grandissimo Ducati, ha vinto mi sembra, c'era Troy Bayliss, può essere che c'era Troy Bayliss in Ducati, boh, non lo ricordo più sinceramente, troppi anni sono passati ragazzi. Sì, le nuove auto di Formula 1 non hanno lo stesso sound. No, alla no, non hanno lo stesso sound, però diciamo che hanno hanno veramente migliorato la velocità, l'aerodinamica, e vanno più forti di quelle vecchie, perché vanno davvero più forti, però il sound no, non ci siamo proprio. Ah, stavo andando con le medie, tra l'altro. Cosa mi faccio delle medie? Io ho bisogno dure e morbide. Sì, tra l'altro questo serve per il coso, però vabbè, fa niente. Va bene stesso. Ok. La riproviamo perché non mi è piaciuta più di tanto. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Scrivetemi in live, in chat, così vi rispondo e vi saluto in live. Oh, Ryan, aspetta. Ryan. Aspetta che andiamo a vedere un secondo. Oh, andiamo a vedere se sei il 200esimo, ti ringrazio, ci festeggiamo. Aspetta che devo riavviare qua, le stesse applicazioni sono terribili. Allora un attimo, raga. 200! 200! Grande Ryan, grandissimo, 200 follower. Dov'è la bottiglia di champagne? Dai! Stappiamo! Al momento mi lavo. Facciamo finta che il champagne invece è acqua. Oh, che figata. Allora, Europa. Nürburgrino. Nürburgring e Nordschleife. Allora, visto che prima l'ho fatta a intermedio e sono arrivato quarto, la rifaccio intermedio. Devo capire bene la macchina come funziona, eh? Dai. Scusami. Grande Zane Boy, 200! Grazie al nostro amico Ryan, Zane! 200 follower su Twitch! Grazie, ringrazio sempre la periferica Twitch che ci fa streamare e divertirci insieme, Tra poco c'è la sprint race, ci vediamo dopo. Ok Ryan, va bene, dai, io penso di rimanere qua ancora un'oretta e mezza e rotti. Ciao, stammi bene, poi se rientri mi saprai dire com'è andata la gara, la tua gara. Grande Ryan, grazie mille. Grazie del 200esimo follower, grandissimo.
mi piacciono i numeri tondi. Grande! Grandissimo! Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Sharder! Oh Sharder, guarda cosa ho comprato, dopo ci facciamo un online se ti va. Lasciami fare qualche garettina, un po' di soldi devo comprare la macchina e se vuoi facciamo un po' di online, se ti va, eh. Oh raga, da dentro non si vede una sega però, eh. Questa macchina è terribile, come fanno a vedere da dentro loro? Come fanno a vedere da dentro? C'è il volante e le ruote che non... Giochiamo insieme oggi. Sì, sì, certo. Va bene, va bene. Allora, fammi finire questa gara che devo per forza vincere. Oh, perché sennò qua non ho speso 3 milioni stamattina per sta macchina per niente. Devo comprare un altro paio di macchine e poi giochiamo, ok? Facciamo una bella garetta online, ragazzi. Cosa ne dite? Porca. Ok, stavolta siamo riusciti a superarlo in un punto dove non devo fare... Oh, come ha frenato! Oh, come ha frenato! Scusami Peugeot, dai, però sei avanti tu, quindi vabbè, ti sono passato. Un secondo raga, eh? One second please. Mi sta chiamando la mia amica e non strano perché ha chiamato due volte, magari è successo qualcosa. Arrivo subito. Oh raga. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, scusate, ho dovuto fare una telefonata perché stasera andiamo al compleanno della mitica Stefania e mi ha chiesto la pizza che volevo. Quindi stasera pizza, incredibile, ho un po' di raffreddore ragazzi, scrivete nella chat così vi rispondo. Stavolta secondo me... questa curva qua è tosta, eh. Dai, rientra veloce, dai Audi. Questa macchinina è costata 3 milioni di dollari. Allora, con le gomme, sapete che non so neanche se sono le morbide queste che poi ho messo su, perché io ho comprato prima le morbide, poi le dure. Mi sembra un po' strano che sono le dure, però. Uia, mi sono distratto un attimo, colpa della pizza. Dai Marchito Nürburgring, Audi. Allora ragazzi, non vi faccio vedere la visuale da dentro perché è un casino, dopo ve la faccio vedere dopo e capirete perché è un casino.
che fa l'occhio rotto. Ma come non è vero? Guarda! Guarda che visuale è! Ma che roba! Non vedo il bordo della pista! Charles, fai bravo! Ciao amici di Twitch! Ah, ok, che mi ero distratto per le pizze, è vero, hai ragione, ma anche adesso sto pensando alla pizza. È vero, amico mio. Dai, 4 secondi è qui, eh. Dovrei anche vederlo tra po', eh. Peccato che stiamo lontani. Eccolo, terzo ancora, non ci credo, ma com'è possibile che sta macchina non va, cioè il Marco Drums con questa macchina non va, non ci posso credere, com'è possibile? Allora, forse ho capito, questa è una macchina da Le Mans. Eccola là che ho capito perché. Ecco perché ho capito perché. Vediamo Le Mans a di fianco. Oh, raga, incredibile il logo. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Se siete iscritti, grazie mille. Vediamo se qua. Adesso vediamo subito se è una macchina da Le Mans. Che bel rumorino il motorino Audi, eh? Ma che stronzone! Ma sei... Allora ragazzi, da dentro sta macchina è un disastro. Ma come si fa a vedere? Non riesco a vedere nulla. Ma poi anche questi che mi vengono addosso, ma che motivazione hanno? Va. Io mi butto fuori tutti. Ciao amore mio! Qui tata! Mi buttano fuori tutti sti qua, sti balordi! Caspita, oh! Ciao Sima sta macchina! Ciao bragali, amore, siamo arrivati a 200 col mitico Ryan! 200 follower, tata! Ciao Sharder! Ah, Sharder saluta la bragali, grandissimo! Ah, ciao! Va! Oh, non mi fanno passare! Eh sì, non c'è il mitico Pierpaolo. Ma vuoi dire che
la Toyota ibrida andava più veloce. Questo è diesel, eh? Non sto scherzando, motore turbo diesel, ragazzi. Ti dimentica velocemente di me. Stai calmo che qua non riesco a fare sta gara. Aspetta che andiamo con la cosa da fuori perché è incredibile. Ma perché frena? Ma perché ha frenato? Ma perché ha frenato? Ma perché quello ha frenato? Ah, aveva la penalità! Ma... Ah, sono io che devo scontare la penalità. Frego della penalità, ma me ne frego io. Bellissimo quella emoji, ma Carla, grande, grande, bragali. Sono a fare la spesa. Lo so, amore mio. Marco Drans anche al supermercato. Ah. No, non mi trovo con quest'Audi, stranissimo, eh? Ok, amore, dai che corri al Nürburgring. Non driftare alle ridotte Carla. Guarda che ti inforco. Non driftare, bellissimo. Ma non ho capito perché vanno così piano le mie macchine. Va bene, va bene. Oh, come spendi Carla, no, eh? Non spendere niente, mo. Sesta. È ottima per il drift, anche no. Peggiorato il primo giro? Non lo so ragazzi, sta macchina non riesco a... Devo provare a prendere il Toyotina. Anche Peugeot, non è male, guardalo lì. Peugeot 908 HDI FAP 10 del 2010. Ciao amici di Twitch! No, entra veloce! Un po' esagerato, infatti se non esageravo così facevo un bel tempone, eh!
Ui, caramba, mi sono dimenticato che questa era una curvozza da prima. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, scrivete in chat così vi saluto in live. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, amici. Questa è sempre un po' l'allargo, sempre un pelino. Non ho mai capito perché non riesco a farla giusta quella lì. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Buon sabato pomeriggio a tutti, eh. E quarto. A tre giri, azzarola. A tre giri secondo me ce la faccio a beccare, raga, eh. Mi vengono addosso, eh. Quello è incredibile. Ciao Bragali, ciao amore mio. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Siamo a Le Mans con questo mezzo. Però vi dico la verità, c'è talmente poco visuale che faccio una fatica. Non è che li vedo, sono qui davanti a me. Uno è lì, l'altro è là in fondo. È che sul dritto mi sembra che mi danno un po' via. Tre secondi. Vedi che vedete ragazzi che mi danno un po' via? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Siamo a Le Mans con la mitica Audi a diesel. Non sto scherzando. Turbo diesel. Oh! Completamente cannato amici miei. Vai! Entra, entra! Ho preso quella curva come un missile, ma l'ho presa un po' troppo missilosa, eh. Dai, stavolta siamo sul podio. Però vediamo se riusciamo a prenderli. È che qui fare uno sbaglio così è veramente tanta roba. Un po' velocina, eh. Caspita. Caspita, vado vero al primo. Dai, vai tra. Vai, secondo. Mi piace. È già meglio. Ma voi cosa ne pensate invece della Toyotina? Ibrida.
Allora, qui vorrei anche... Vediamo, allora... Vediamo questa. Oh, che bellina. Questa è un Audi... La Concept. Questa si vede bene, eh. Questa è la Peugeot. La Peugeot è come quell'altra, non si vede niente. Questa è... Questa è la Bugatti, ce l'ho. Questa che cos'è? Questa che... La Hyundai. Forse si vede un pelino meglio, ma anche lei è un po' di quelle... La Hyundai. Questa ce l'ho. Marco Drums. Vabbè. Allora, diciamo che è andata bene, ma poteva andare un po' meglio. Vediamo un secondo. Allora, cos'è che era? Sempre Audi, vero? Era l'Audi quell'altra. Vediamo un secondino cosa c'è qua. Vision da 1.000.000. Questa alla fine non l'avevo ancora comprata. Ma questa io la volevo comprare. Non l'ho ancora comprata. Alla fine la voglio comprare e no, non la compro mai. Compro una di queste gareggiano, non ce l'ho ancora. Ok, mi compro una di queste, gareggiamo. Ok, va bene, dai, aspetto. Questa voglio comprare, raga. Più che altro non perché mi serve, ma perché ha il biglietto McLaren. Vediamo un attimo. E quando toglieranno il biglietto al 5 maggio, sinceramente poi bisogna avere fortuna di ritrovare il biglietto per poterla comprare. Ah, 3.600.000, mamma mia. C'è anche quella McLaren lì, eh? C'è anche quella McLaren lì. Volevo farvi vedere. Ciao, Ali. Allora, questa l'abbiamo comprata. Radical pure. Andiamo a livello Volkswagen. Che cosa c'è di Concept? Ah, c'è la Vision Super Sport GT. Anche questa non è niente male, eh? Diciamo che servono un sacco di soldi, ragazzi, per comprare tutte le macchine, quindi bisogna anche a volte calcolare un po' anche questa Vision, tra l'altro, che questa mi sa che sono uguali, cioè, 6500, questa un po' più di cavalli e questa un po' più un po' meno. Anche la GT3 non l'avevo comprata. Questa Vision della Mercedes mi piace. Ciao amici di Twitch, benvenuti, andiamo a correre adesso, un attimino, stiamo vedendo un attimo la macchina. Questa Vision non è niente male. Sì. Avevo comprato questa. L'Audi, vediamo un attimo, c'era quell'altra Audi interessante, eh? Secondo me, che forse è questa. Allora, questa l'ho comprata, raga, vedete? C'è questa Vision. Oppure c'è questa. Però è sempre Audi. E questa, e da questa cosa cambia? E-tron. È elettrica forse? Cavalli. Ma io una macchina elettrica non ce l'ho però. Proviamo a comprare questa auto elettrica, dai. Andiamo a fare il e-tron, ragazzi, mi sono comprato 1.000.000 di auto elettrica, eh? Quindi in teoria, se vado qui, non c'è nulla. Quello non elettrica ce l'avevo allo Sport. Ah, e com'è? Beh, chiaramente non c'è niente perché è elettrica. L'unica cosa sono le gomme. Però a sto punto forse non era neanche il caso di comprarle, Marco, le gomme. Vabbè, proviamola. Non era male quelle atletiche, non vado pazzo.
Ah, ok. Proviamola sempre alle mani. È sempre a difficile. Vediamo un attimo cosa salta fuori, perché io con quell'altra non riuscivo a vedere tanto bene e sono arrivato secondo, eh. Adesso vediamo un attimo. Ah, questo è il campione. Oh, non c'è rumore. Ah. Dai. Non c'è neanche le marce. Non frena una sega. Non è una buona impressione iniziale. Sì, ma non tiene. Che schifo è? Scusami. Ma no, ma è un disastro. No. Aspetta un attimo, raga, perché caspita, se puoi aver preso 1 milione di macchine è uno schifio. Impostazione auto. Fai morbide. Dai, no, non ci credo che ho speso 3 milioni. Ciao, ciao Kevin! No, dai, ho buttato via davvero 1 milione. Non tiene niente. Certe sono belle, ma poi le pecore rovinano. Sì. Va, ma non tiene niente. Bisogna andare graduali con la. Tu giochi oggi, Kevin? Ci facciamo una partitella col Charder? Ciao Charlie. No, domani. Ok, perfetto. Adesso facciamo ancora un attimino Sharder e facciamo, e ci facciamo la partitozza. Hai trovato allora la impostazione? No, non ho fatto niente. Ho fatto 5 video su YouTube. Wow, che legnata, ragazzi, non frena nulla. E tiene pochissimo sta macchina. No, non ho ancora fatto niente, amico mio. Facciamo domani mattina se vuoi insieme, così devo farmare un po' di soldi e poi vediamo. È una cosa incredibile, raga. Non frena, non frena, non frena. Soldi proprio buttati. Non prendete l'Audi elettrica, raga. Lo dico quella che legge i messaggi. Sì, sta leggendo i messaggi. Forse tu non lo senti Fare perché. una gara tipo campionato. Figo. Ci sta Sharder. Va. Se la sente. Incredibile. Ah, si sente un pelino, eh? Forte la voce che legge. No, io normalmente sono abituato a leggere e non ne avevo bisogno, però quando faccio certi circuiti, ti dico la verità, faccio fatica. Poi se non c'è Carla, se c'è Carla legge lei e risponde lei. Ma la cosa importante è volevo fare quella cosa con l'OBS, quello mi interessava molto di più. Oh, no, vabbè, raga, mi fa schifo, non finisco neanche, dai. Questo qua diventa armato questa macchina. Quello l'ho già impostato. Poi mi dirai come fare, che voglio impostarlo anch'io, perché io l'ho un po' impostato, però mi andava a scatti, quindi non ho capito bene se quale cosa era dello scatto. Eh sì, è vero, è vero. Allora, c'era. C'era anche questa della Porsche, vedi? Secondo me forse questa Porsche qua è ancora meglio. Cazzo, un altro 3 milioni mi girano le scatole, vi dico la verità, eh? Vi dico la verità, che mi girano un po' le scatole, 3 milioni per un altro, eh? Ah, le
le Ferrari e le Alfa. C'è scritto che la live sta per iniziare. Ah, l'intro iniziale, bello, bello. Sì, quello l'avevo messo anch'io, l'avevo impostato, però non riuscivo poi alla fine a... La rossa ce l'hai, bella. Questa voglio comprare. La Porsche rossa ce l'ho. Dai, dai, compriamo la Lambo, dai, dai, dai. La Lambo, 3 milioni e 6. 3 milioni e 6, amici, l'ho comprata. Ok, la musichetta, devi stare attento con le musichette, devono essere... Ok, dove la proviamo la Lambo? La Veneno del 2014, Monza? La proviamo su Monza? Dai, 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 proviamola su Monza. Mamma mia, ragazzo, ho già finito i soldi. Ho già finito i soldi, Kevin. Secondo me dobbiamo prendere anche le gomme. Vediamo com'è la Veneno, perché un milione di quell'altro li ho buttati via. Buttati proprio. Buttati. Serio? Sembra un giochino. Ok, vabbè, ci sta perché stavo vedendo il cruscotto, raga. È un giochino, Ma esiste davvero sta macchina? Non tiene. 3 milioni e 6 buttati, ragazzi, non compro più niente oggi. Ah, sì, perché... Non frena nulla. Siamo seri? Io e le Lambo abbiamo una storia brutta insieme. Va. Quell'altra dicono è figa. Quell'altra dicono è figa. Quale? Non tiene niente. Quell'altra, quale altra? Incredibile. Dai, ma non ci credo. È una macchina da 3 milioni e 6. Sì, la visione è molto bella. Ma è bellissima. Ma non tiene nulla. Aspetta che diamo a cambiare le gomme, però, perché secondo me... Ma quale dici, Kevin? No, la Fiat c'è solo la 500. Perché io di Lamborghini... Ho questa da 3,6, questa da 1 milione, la Huracan, la Murcielago, e vorrei comprare questa qua, V12, la Lambro V12, questa, ce l'ho, viaggia, l'ho comprata, 1 milione. Okay. Vediamo, sì, viaggia, è un po' strana però, Ah, c'è anche la riduzione di peso qua da fare. Cioè, stavo andando con le gomme sport. Cioè, non ho neanche la riduzione di peso sta macchina. Me l'ha data da concessionario. Ma stiamo scherzando, non c'è su niente. E grazie allora che fa schifo. Sì, ma posso aver speso 3 milioni... e spendere un altro milione di potenziamenti? Ma non c'è neanche i carboceramici, per quello che non frenava. Non c'è neanche il... Ma dai, raga. Ma si può spendere tutti sti soldi? Sì! I freni li ho messi, ho messo quelli carboceramici. Qui ho fatto tutto. Computer personalizzabile. Turbo non ce l'ha. Rapporto marce ce l'ha. Gli ho messo quello
30.000 per l'aumento della stabilità, no. Dai, cazzo, allora va bene tutto, ma aumento l'esagio. Mamma mia, che bagno di sangue, che bagno di sangue, ho preso 3 milioni e 6 sta macchina, non ci credo, non ci Perché non ti fa credo. mettere? Che motore ti fa mettere? Non ho visto. Aspetta, vediamo se c'è differenza, perché sono speso tutti questi soldi, in più anche, ed è uno schifio. Se non vinco difficile, mi arrabbio stavolta, perché... Si può cambiare motore. Davvero? Ok. Ma di questa? Si può cambiare il motore? Davvero? Non ci ho fatto caso, Kevin. Vabbè, vabbè. Allora, i freni ancora, vabbè. Ah, e che motore puoi mettere, scusa? L'importante è che tiene la strada, perché... Lo devi vedere se ha senso. Non frena tantissimo, devo dire la verità. Oh, ma ti brancano dentro, che è un piacere i bot, eh? Fanno apposta, secondo me. Bisogna capirla un po' sta macchina. Allora, la motivazione perché mi è andata così di traverso, quale sarebbe? Non lo so, mi è andata di traverso, raga, e non so perché, penso per la troppa potenza. Madonna, cioè è incredibile. A parte che io e le Lambo abbiamo un qualcosa che non va bene, non va d'accordo. Si va, si imbrica tutta quando frena. Cacchiarola. Sempre il problema delle Lambo, ti ricordi, Charger Kevin? Che il problema del sottosterzo e sovrasterzo quando vai a frenare, che l'avevamo messo a posto col settaggio. Ma guarda, ma a parte che questo qua è stupido che si è messo lì. E mi ha bloccato la strada, cioè prima di tutto i bot proprio sono una cosa incredibile. Ma non ha... Guarda, tende a... effettivamente... Effettivamente quello lì della Huracan ci potrebbe stare, perché essendo anche lui... Sì. Sì, settaggio della Huracan. Beh, ha una marea di cavalli, eh. Ha una marea di potenza, raga. Guarda, come sbiffora, guarda. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. No, non frena.
Ma quanti anni di luce devo frenare prima? Beh, a parte che non è la GR3, eh. Cioè, guarda lì, le faccio tutte lunghe. Vabbè, qua perché sbaglio io. Va, 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 va. A livello interno mi piace. Anche a livello motorino, sinceramente. Va, va, va. Sì, vabbè, lì bisogna fare un po' attenzione a... Beh, il mezzo è bello, eh? Bellissimo. No, no, non è male, non è male, Charles. Sinceramente, sulla frenata, devo lavorare un po' sulla frenata, ma non è niente male. Poi lasciando stare qua la manetta, non avevo proprio visto e capito quanto deve frenare sta macchina, però effettivamente secondo me con un piccolo settaggino non sono buttati via questi 3 milioni, eh. La Veneno, ragazzi, Lamborghini Veneno. Ah, l'hai usata su tanti giochi. Quindi ci sta come macchina, secondo te, eh? Beh, diciamo che devo capirla un po', eh. Bisogna capirla un attimo perché ha la Aston Martin anche lei da 3 milioni. Guarda lì la Aston Martin da 3 milioni. Mi ha buttato fuori lei però qua, eh. Aprire apre, eh? Apre di brutto. Oi! Qui mi è andata via, non so perché. Forse perché avevo tardato troppo a frenare. E chiaramente quando gli buco le gomme, le ruote, quando la vedo. Allora, là, addirittura. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. C'è Sharder che gli buca le gomme, eh? Oh, oh! Vediamo un attimo un po' più avanti che avevo fatto un giro anche un po' fatto meglio, l'ultimo. Occhio a... Vediamo qui che ero da solo senza rotture. Oh, come sono! Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e guardate che mega macchina, la Veneno da 3 milioni e 6 per un altro 100 o 200 mila euro per metterla a posto, eh. Vediamola un po' da dentro così. Ci sta raga. Molto bella. Magari con un piccolo setaggino alla mo' di Huracan che da un po' di sottosterzi vari, e qui l'ho tirata ancora un po' perché bisogna frenare un botto prima. Allora, se non mi ricordo male, questo l'ho fatto abbastanza bene, vediamo un attimo. Bellissimo dietro il mega. No, qui l'ho tirata un po' ancora. Oh!
di potenza. Di potenza lì, eh? Bellissimo. Il parco di Monza, raga. Ciao Fabrizio, mitico! Che mega gara che ho fatto con questa veneno. 3 milioni e 8, 3 milioni e 9 ho speso per prenderla. Ciao Fabrizio, grandissimo! Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Comunque mi piace. Allora, prossimo. Che ore sono? Le 5. Le 5. Potremmo fare un po' di online, ragazzi. Andiamo un attimo, eh. Potremmo fare un po' di online. Voi cosa dite? Raga? Allora, io volevo provare la Dragon Trail, sta macchina, eh? Sì. Dai, dai, Shardel. Allora, fammi fare sta garetta. E prepara già la lobby. Allora, il mitico Kevin non c'è. Puoi farla anche da due volendo, eh? Se vuoi. E facciamo il party così ci possiamo anche sentire, eh? Oh! Oh! Amici di Twitch, voi volete che prima che andiamo online compro un'altra macchina? Scrivetemelo nella chat, eh. Questa è potente sta macchina, eh. Non è che magari si riesce a fare. Allora Charter, che pista facciamo? Ne facciamo un'altra? Per cambiare, se no in tutte le live facciamo Dragon Trail o Lago Maggiore? Abbiamo fatto anche Interlago, sto mitico Phil. Dai, scegli una pista, metti due giocatori, ok? Metti la lobby a due giocatori, così riusciamo a giocare io e te. Allora, il problema di questa lambetta è che ha talmente tanta potenza che se si va a frenare perde tutto quanto. Perde tutto quanto, orca miseria, raga. Posso anche andare in terzo, da quanta potenza al motore. Però quando vado a frenare, vedete raga? Va che va. Oh, Charder, vuoi fare l'Urburing? Non l'abbiamo mai fatto insieme? Così poi quando arriva Carla siamo già in pista al Nürburgring. Oppure magari ne facciamo un'altra. Facciamo una gara e poi facciamo un Nürburgring dopo. Ti va, Shader? Dai amici, andiamo a giocare. Allora, facciamo così, fanne un'altra prima che ti piace a te. Magari una di quelle che non facciamo mai. E dopo andiamo al Nürburgring. Magari una di quelle americane. C'è una pista americana bella?
Madonna, oh. No, niente, non... È una cosa incredibile sta macchina. Va, 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 ma... Va bene. Ma tu sta macchina riuscivi a domarla bene negli altri Gran Turismo, negli altri giochi, che dicevi che l'avevi già presa? Perché faccio un po' di fatica io. È un po' come le Porsche. Va, va. Ah, ok. Ciao amici di Twitch. Ciao amici di Twitch. Siamo con la Lamborghini Veneno. Abbiamo vinto a difficile, però è stata un po' un bagno di sangue, è stato un bagno di sangue. Io vorrei solo fare una prova, secondo te Sharder, ciao amici di Twitch, guardate che bella raga, eh? Lamborghini Veneno, 3 milioni e 8, tanta roba, tanta roba, tanta roba. Però è un po' indomabile, è un po' indomabile. Io volevo solo fare una prova, fammi vedere un attimo Sharder se creata. Ok, bravissimo. Averli tutti sti soldi. 3 milioni e 8 averli tutti sti soldi. infatti, infatti. Allora, 800 o inferiore. Beh, questa arrivare a 800 non è che ci vuole tantissimo, eh. No, volevo solo provare una cosa, perché... Anche se gli tiriamo giù un po' di potenza, non è che ci, proprio ci dispiace, eh? A chi lo dici? No, fammi solo vedere se in Sardegna si può sostituire questa... Tanto non faccio 15 giri. Se si può sostituire questa alla Tomahawk. Chiaramente la Tomahawk ci fa in un attimo ed è... E arrivo online, eh? Da rapire come me. No, voglio solo vedere se è iper wife. Oh, mi vengono addosso, eh. Vabbè, questa l'ho cannata proprio in pieno, tanto sapevo che dovevo frenare. Due giri? Oh mio Dio! Tre giri? Cioè... Quante soste devo fare con sta macchina? Ma davvero? Porca miseria, ragazzi, no. Consuma troppo. È una spugna, eh. Ma si può ogni tre giri dover far carburante?
livello secondo me tre soste ogni 4 giri. Caspita, tanta roba, eh. Come è andata Raya la gara? Cioè, ma anche gli altri sono proprio degli stronzi, eh? Cioè, quel cretino lì che c'avevo dietro mi è venuto addosso e io ho preso come... Da qui con la toma si fa tutto a fuoco, ragazzi. E perché io questa la sto facendo con la... infatti effettivamente le ho dato 9 milioni e mezzo. Vabbè, ma i bot... Cioè, dovete dare anche spazio di passare. Guarda, va che mi vuol passare, guarda. Però secondo me facendo un po' di fatica è fattibile. Wow! Ah, domani è la gara completa, ok, figo, grazie Ryan. Vabbè. Niente, io lo facevo solo per vedere la cosa, adesso andiamo online. Non è male, ma sta macchina mi farà morire. Però è fattibile con la veneno, raga, eh? È fattibile la Sardegna, perché io la Sardegna la facevo con questa, guarda. Vediamo se la becco subito, eh. Volevo farti vedere un giro e poi andiamo subito da Sharder che ha fatto la lobby. Allora, quando si hanno troppe macchine è un casino. Dov'è che è? Aspetta, eh. Volevo farti vedere con che macchina la facevo io, non con la Tomahawk, ma con una macchina normale, tra parentesi, perché tra tutto di non normale la McLaren. Cosa 250 auto. Eh sì. ho speso un po' di soldini. Cioè, guardati questa, eh. Ti faccio vedere subito la differenza. Prima di tutto si frena e lei frena. Acceleri. E sono ancora lì a venirmi addosso, eh. La veneno è troppo esagerata davvero. Qui l'erogazione della potenza è anche più tranquilla, se si può dire tranquilla. Il frenare, si riesce a frenare tranquillamente prima. Cioè, vedi che è una passeggiata, no? Invece con la veneno è difficile proprio. Guarda. Tranquillo. Oh!
9 giri, poi guarda il consumo carburante, vedi? E fare, porca miseria, ma devo superarli nel prato, devo superarli. Cioè, guarda la differenza di prima, no? 9 giri di carburante. Me li mangio con questa macchina qui. Prende molta meno benzina questa, una sosta sola. Certo, una sosta sola. Caspita, dai, quell'altra è fa 5 soste. Ma quanto devo correre per fare 5 soste? E poi anche, più che altro è proprio la difficoltà di tenerla in strada. Qua vedi che è una sciocchezza. E qui il livello è difficile, eh. Va bene, dai, andiamo da Sharder, se no mi devo fare tutti i 15 giri, perché mi viene voglia poi di prendere 800.000. Dopo me la farmo dopo sta pista. C'è qualcuno? Grazie, mo. Cioè, vedi. L'altra secondo me viaggia di più. Ok, arrivo. L'altra viaggiava di più, però si riesce secondo me a fare in più giri, loro vanno dentro a fare il pit stop e io e tu vai tranquillo, e quindi poi a un certo punto arrivi primo e la McLaren Formula 1 qui è fantastica, sì. Andiamo a giocare col Sharder. Facciamo un po' di online e poi ragazzi noi ci salutiamo verso le 6, 5:46. Ok, allora, lobby, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi, se siete iscritti grazie mille. E andiamo a fare un po' di online con Sharder, vediamo un attimo che pista ha messo. Dovrebbe essere arrivata mia moglie Carla, vediamo un attimo se ha voglia di fare il Nürburgerino insieme. La telecamera si sta piegando in giù. No, non bene, va bene. Brands Hatch, ok, ci sto. Macchine, GR3? Ok. Ok. Beh, ok, raga. Oh, che sonno! Andiamo. E siccome vuoi. Dai, allora. Brands Hatch GR3. Provo la BMW, dai. Ah, Brands Hatch, ho capito qual è. Porca loca. Rumorino sta BMW. Mi piacciono le GR3 perché sono belle, se le precise.
Porca loca. E chi se la ricorda più Brain Touch? Allora, mitico. Ho avviato il party audio con te, Sharder. Ho avviato il party con te. Allora, questo è un po' come quell'altra, eh. Faccio una fatica a vedere con la macchina. Ciao amore mio! Sì? Grande Sharder! Oh, Carla è tornata e non ha fatto drift. Bravo, bravo amore mio. Io vivo, che ridere questa. Buonasera. Ciao bello. Hai preso la pista più merdosa del mondo. Dopo darsi l'antiviaggio come l'altra volta. Mamma mia. Adesso l'abbiamo vista, non sapevo quale. Vabbè, bisogna anche imparare, non è che adesso. Sennò poi dopo. Quando andiamo su queste piste qua facciamo schifo, almeno parlo per me, insomma. Ma io questa la conosco, perché in Gran Turismo, a Sesto Corsa Competizione, ci sono dovuto stare un bordello di tempo solo per fare le qualifiche, che là se sbagliavi qualsiasi roba, sai, a Sesto ti butta fuori, no? Cioè, non puoi fare assolutamente a Sesto Corsa, se non fai tutto perfetto non fai neanche il tempo. E l'ho girata parecchio, però è diverso Gran Turismo da Sesto, capisci? Quindi devo capire un attimo le marce. Vabbè, adesso è il primo giro che faccio. Salutemi Carla. Grazie. È già andata. Come arriva in un secondo va. Sento che sta dando il fono, quindi. Porca miseria. Milioni di euro di gas corrente qua. Vabbè, dai, non fa niente. Anche gli spendi tuoi. Eh sì. Ok. E stasera non faccio la live, ragazzi, perché sono alla festa di compleanno della Stefania, la nostra amica, e quindi porca locca. Eh sì, se no stasera facciamo una mega live, però domani pomeriggio ci sono, eh. Cioè domani pomeriggio, domani sera, lunedì siamo a casa. Possiamo chiedere anche se c'è. E domani c'è Kevin, possiamo. Magari chiedo a Maurizio se c'è magari alle 2, perché sai che lui poi va a lavoro, no? Deve andare a aprire i suoi ristoranti e quindi. Ci sono ad organizzare una cosa diversa. Alle 2, magari un po' prima, tanto domani siamo tutti a casa almeno, credo, no? Beh, anche se invece di arrivare alle 3, che poi magari per lui è tardi, dopo glielo chiedo. Però sta pista qui mi fa veramente schifo. Tu vuoi fare il Nürburgring, mo? Con i tacchi magari anche no. Charles dice il Nürburgring Carla, dai. Però metti le scarpe da tennis, i tacchi mi dispiace, i joystick. Ha detto di andargli addosso, puoi andargli addosso no, tranquillamente adesso. Grazie! Ecco, vedi, ti ho detto grazie, quindi. Eh sì, mo te la devi. Oh raga, non riesco a stare in pista. Non riesco a stare in pista. Amore, andiamo alle 7, ti ho detto. Yes, baby. Amore mio. Chiamala allora, ha detto le 7 la pizza. Allora. Auto andiamo con la 500. No dai, anche no, vai no, con la 500. Allora ci provo con la Beetle, così almeno voglio proprio capire se io sono da Beetle e non da M3. Quella era la M6, era possibile la M6? Credo proprio di sì. Brava mamma mia. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga.
Oi, 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 caramba, c'è arrivato il gatto, mi ha buttato fuori. Gatto, non puoi andare sulla televisione, non vedo la cazzarola. Mi ha distratto. Vai, gattino. Eh no, che vai, dai, gattino. Ciao, amici di Twitch, benvenuti, ragazzi. Solo che non l'ho pagato, vado a mangiare. Quindi... si mangia sempre pane, sto gatto, appena mangiato. Ah, il gatto. Sì, peggio di me. Allora, diciamo che ho fatto il giro. Caramba, cosa ho fatto? Non lo so neanche io. Madonna santissima. Sei brava Carla. Sì, no, tu sei più brava, Madonna, sono sempre fuori, sto tracciando. Hai preso l'unico tracciato merdoso davvero di tutto il Gran Turismo per me. Non lo so. Facciamo una volta, il prossimo sceso, dai. Nürburgherino, Nürburgherino. E poi noi dobbiamo andare, è un po' un casino, già che ora facciamo la gara a questo. Sì. Fammi fare qualche giro che imparo la pista, perché sennò faccio solo figure. No, perché l'altro non c'erano molte curve, era quasi tutto... tutta dritta. Ma questa è americana? Brent Hatch, forse è Austria, possibile? Vabbè. Vabbè, ma raga, ma non sta. Non... Ma cosa ne prendi tu le. La Beatle? La Beatle mi trovo sempre bene, infatti. Forse perché voglio andare troppo veloce, oppure sono a terza. Tu cosa fai a destra e a sinistra? In terza? Poi dipende dalla macchina, vabbè, è chiaro. Sì, secondo me. Non riesco a capire di destra e sinistra, capito? Certo, si sente, ha condiviso l'audio. Prova a parlare, amico. Prova, prova. C'è il buco con le gomme. Okay. Hai. Ma sì. Porca. Fa vedere una... Oh, lì, non è che proprio... non è che in mezzo noi sei... mi stai tirando tutto scemo, Oli. Anche cane e gatto oggi che rimano contro di me, eh? Colpa mia, Carla, devo pagare. Quarta, in quarta riesco a tenerla. Dai, di quarta. Non posso andare di quinta. E l'ultima di terza. Se no continuo ad andare fuori. L'ultima di quarta. Sì, ma è difficile. Che bella tecnica. C'era anche il suo assetto forza competizione. E mi ricordavo che tutte le volte che dovevo farla erano... C'è Zolder che praticamente l'ho imparata a memoria quella pista lì. Vedi qua sembrano veloci? No, grande Kevin, Nürburgring e Nordschleife, dice Kevin.
Domani. Sì, se lo facciamo. Meno che torniamo presto. Ai caramba! Ai caramba, che peccato! E vedi quando freno io? La macchina ha collassato. Sì. Sì. C'è la tua Beetle gialla, eh? No, la rosa. Ci ho speso quasi 10 milioni buttando via. Un po'. Fa cambiare il colore. Un giallo, va bene. No, verde. Ok. Ma che vuoi? Verde. Verde, militare. Dove c'è scritto ultimo follower eccetera che escono i nomi. Eh sì, ma in questo caso non uso OBS perché chiaramente avendo da PlayStation non posso impostare OBS. Quando vado su OBS diventa tutto lui che comanda, capito Kevin? No, Kevin, Shadow sta... Minchia, Stadia sta correndo, se si mette anche a scrivere tutta sta roba... Cazzo, va bene? Minchia, è venuto fuori tre pagine di roba, Shard. Mi è venuto scritto... infatti, dai, va bene tutto. Che cacchio. Ciao, Kevin. Sto avendo problemi, infatti, non sto facendo. È una pista un po' così, ti dico la verità, però... Come si dice, the show must go on, bisogna imparare a far tutto. Grande Kevin. Domani gioca Kevin. Oh Kevin, domani ci facciamo un po' di online, Lol, 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 ma Kevin. Posso perdere. Ma ci sono i campionati, tipo uno, due, tre piste? Cioè ci sono loro difficili, ci mette insieme. Ah. Mi sei bello amore mio, calma, sei mancato qui, sai? È arrivato prima il grande Ryan e gli ho detto dai iscriviti che sei il 200esimo, si è scritto subito. Sì, sì. No, 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 no. Vai. Quando lo possiamo andare, tanto... Sì, per farmi finire. Vai, vai, sono uscito. Vai pure. Caspita, non lo so. Allora, New Beetle mi trovo. Con quell'altra ti dico la verità, l'M3 è un mezzo disastro. Mezzo disastro. È proprio in base anche alla potenza della macchina. Non... Vuoi venire qui, amo? Vieni, tanto. Mettiti di fianco, ne faccio una io, poi fai il Nürburgrino tu. E poi chiudiamo che dobbiamo andare dalla mitica Stefania a mangiare la pizza e la torta. Hai schiacciato il controllo. Fame, fame. Infatti, tieni il controllo. Oh, mo mi stai facendo partire. Cacchio, senza... No! In quarta, ti prego, si può riavviare. Ero in quarta, non avevo il joystick. No, no dai. Cacchio, mi perdono, amore. No, lasciatelo andare. Me ne vado. Non farmi ste cose. Caspita, mo. Father, non perdono. Vai, seguilo, seguilo. Cacchio. Che macchina è la tua? No, 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 no. È la mia.
quella era la tua brava. Ne prendi una uguale alla sua. No, quella lì è impossibile da tenere. Se lui prende tutte le macchine che sono difficili da tenere in strada. La, ah, è la Porsche! No, no, te la lascio volentieri. Non dai, ma è qui. Chiari con un cambio tematico. Oh, cambio tematico, che schifo. Toyota? Ma come Toyota? Ah, allora sì. Ah, la Toyotina hai preso? Però no, la Toyota è figa. Non lo so perché ero online, cazzarola, andavi tutto a scatti, non ti voglio venire addosso, mi sono andato fuori. Al tempo? Troppo finto. Sei tu, Olivia, madonna. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Chiudi un po' la porta, mamma, come era prima, come la trovate sempre, dovete lasciarmela, per piacere. Grazie. No, metà. Metà. Così. Il problema è superare sta pista. Cioè, è ridicola sta pista. Infatti è stretta. Cioè, è stretta e sono tutte curve che devi prendere impostate. Se non le prendi impostate vai fuori. O non vai forte. Dopo l'online è ridicolo perché la macchina sembra che va a zig zag. Scusami se ti sono venuto addosso. Grazie Giovanni, grandissimo. Di ieri Giovanni. Eh sì, è stato bene. Così c'è Giovanni in chat. Alla sopra quella? Bella sopra. Grazie per il 200esimo follower. Esatto, questo sì, bravissimo. Oh, per fortuna è andata mia moglie a moderare e a scrivere un po' ai nostri amici di Twitch, perché ragazzi, senza è triste. Grazie. Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale, raga. Stiamo giocando online col mitico Sharder. Oggi ho speso stamattina 10 milioni in macchine fichissime e oggi pomeriggio ne ho spesi 5 in macchine del merda. Però vabbè, facciamo, non per niente. Ricordatevi di seguire il canale e salutate la MS Community. Grazie, mo. Olli, stai lì, stai per dietro, Olli, che arriva qua a disturbarmi. Olli, oggi sei scatenata, Olli. Vuoi stare in mezzo a mamma e papà, ma non si può. Olli, mamma, gli do tutte le menate in testa quando mi fanno scurvo. Mentre corre papà, anche no.
Oi Dios mio! Appena preso l'erba, eh! Sto bevendo tutta l'erba! Mamma mia, io lo sto tagliando, eh! Sto tagliando tutto il bordo! Tagliatore di pista! Mamma mia sta pista, ma proprio. Quanto ti ho detto, scegliene una! Cioè, è bella, infatti, è bella. Ho preso proprio quella lì che lo sto perdendo proprio. Sì, infatti. Allora, la prossima volta prendi questa. Adesso sarà la mia pista preferita. Realmente lo so sta macchina. Ma è strano perché c'era la Porsche, non l'avevo riconosciuta all'inizio. Poi infatti Carla mi fa, guarda che c'è scritto Toyota. Non ho visto che era la Supra. Perché la Porsche è intenibile, cioè io non riesco proprio. Mi diceva il mitico dottor Master di usare la Porsche. Ma caspita, la Porsche è terribile. Non ce l'ho aspetto per questa macchina qua. Non avevo postato io gli assetti della Toyota, no? Oh sì, non sto ricordando. Mi sembrava che c'era un Toyota, però non so se era quella lì. Sinceramente, eh? Prova a vedere il gruppo dopo. Niente, tu hai provato a fare l'SVG, non c'è niente da fare? Non te lo fa fare neanche a te? Il logo? Sto guardando tutte le porte, ma non è caspita che... Oh, taglia erba! Io, prima. Il cartone di polistirolo l'ho buttato io in mezzo alla strada, eh? Eccolo là, Cialdo, l'hai visto quello là? Il cartone lì, ero mio. Io mi ricordo già. Dal cartone, oh, che hai perso! Grande vittoria di Drums! Grande Brands Hatch, sarà la mia pista preferita, ragazzi. Ogni online Brands Hatch. Non la metterò più. Mai più, detto che la metterò. Ok, vai, 18.000 li abbiamo presi. Cioè, ci abbiamo cambiato un copertone. Tra i gare online non ho vinto neanche una più. Ma che cosa è sta stia? Caspita, giusto che sia così. Dai, facciamo l'urburgerino, no, eh? Qualcuno che mi ha... Che ti ha... C'è qualcuno che ti ha fatto il malocchio. Sulla pista però, solo per quello, perché ci mancherebbe. Infatti. Allora, vai con l'urburgerino, che corre Carla, intanto io vado a prepararmi, perché... Dai, amore mio, ma no, ma sto con te... Ma l'urburgerino sei bravissima. Ma non vuoi stare con la... Allora mi metto di fianco col cane. Perché Oli? Ma perché devi fare sempre così Oli tutte le volte? Spingi. Ok. Allora dimmi quando è pronta la Lobsis. Passa amor mio. Vada. Ok, aspetta. Dammi la mano a alzarmi. Sposta i culi di fianco, no? Ok. Spostati. Ok. Eh no. Ok, ha detto. Oh, vai Carla. Vai Carla. Bellissimo. È la pista si chiama la lobby, vai Carla. Grande Charlie. Mamma, fa ridere. Ok. Allora, Nürburgring la sai bene, eh? Non hai bisogno di me. Allora, con la Beetle, però vuoi la tua, eh? La tua Beetle. Non ce l'ho. Non c'è la sette su. Questa. Se c'è la verde. No, adesso no. C'aveva la ragazza da veloce, non capisco perché con me non va. Dici l'altra sera, eh? Il dottor, no, chi è che era? Fox. Quello lì che si metteva in mezzo alla strada. Manuel. Ah, era tua madre. Ah no. Aspetta che qua non stanno. Dai, vai. Beh, ma devi fare una cosa. No, c'è anche lui. Però adesso ti fai una pista di prova. E poi fai la gara. Come fai a partire già? Sì, sei preso a fare un giro. Quando finisci il giro, vediamo il tuo tempo. Ciao amici di Twitch. Sta correndo la mitica Carla, Bragali. All'urburgerino. Che è bravissima. Conviene fare anche te il giro, Sharder, se stai... Aspetta. È già fuori, lei. Se ne va di... Un po' dove va di qua. Quanto è la gara? Un giro hai fatta?
No, perché Goldborin più in giro, Cosa mo? Sto mettendo 100 giri, però... 600 giri! 100 giri stai qua te! Noi andiamo a mangiare la pizza, torniamo e sei il quinto! Madonna, tu mangi 24 ore al Nürburgring? Ma c'è la 24 ore del Nürburgring? Non lo so se c'è. Lo sento questa volta. C'è la prendo un po' dove mi si sbanda lo so. Ah, con la Supra. Ciao, ma è uscita frenata quando? Aspetta, morta. Perché il gioco sa che sei bravo, ma non te lo dice quando devi frenare. Certo. Scodella. Scodella, porca scodella. Oh, dai, vai davanti, vai di dietro così lo segui. Prego, va a fare il telefono. Attento che ti arriva addosso, ti conviene andare. No. Ti conviene andare. Che bella scintilla. Ok. Sei un amore mio. Tu devi vedere cosa sta succedendo qua. Sta driftando, incredibile. Sto a visuale da dietro ogni tanto, vedo che... Sì, ti diverti. Dopo la paura. Cose impossibili si sono viste in questa gara. Inimmaginabili. Ma no, è brava, solo che sai, l'Urburing è... tante curve, Sono bravo. Cazzo, c'è l'altra volta l'ha finita, è stata bravissima. Infatti, hai fatto meglio di me, amore mio. Vabbè, ma c'è qualcuno. Volta ancora. Nürburgring è Nürburgring per tutti, Non c'è. Ho fatto anche questo, allenarmi. Ma tu stai usando ancora la Toyotina? Sì. Queste le sbagli, vediamo. Quando vedi che sta andando fuori, molla l'acceleratore. Prima o poi Carla si compra anche lei un volante e gioca con te. Sarebbe figo. Kevin ha scritto, prima o poi Carla si compra un volante e gioca con te. davvero. Grande Kevin. Ci starebbe. Dai, fate gli abbonamenti, ragazzi. Cos'è sta botta? Secondo te cos'era la botta? No, perché ti vede, vuole superarti, capito? E allora vuole superarti a prescindere da qualsiasi cosa sia la pista. Non esiste. Milka, venga. Dai, destro, frena un po', molla, vai. Ma avendo giocata nella macchina per forza. Certo. La seguo subito allora. Allora, attenta a sinistra, bravissima. Lei sempre a mollare, non frenare, ne? Molto. Attenzione che fa delle cose strane quando gli dico di mollare un po' l'acceleratore che fa tipo gli dai colpetti, quindi non so da dietro cosa vedi. Attenta adesso. Dai. Sinistra piena. Destra di freno. Sinistra un pelino, bravissimo, un pelino troppo così. Attenzione. L'hai distratta Shard, ti potrebbe anche venire addosso. Allora attenta che ti devi frenare. L'hai spaventata addirittura, quindi sappi che la prossima. Ecco. Adesso c'è la parabolica, frena. Ah Shard, ti è andata bene che ti sei messo dentro, sennò eri già piantato sul guardrail. Ho visto il signore davanti, la testa sposta. È vero. Ha visto il segnale che arrivavi, si è spostato. Maria! Dai che qui stai tagliando il prato, amore mio, a 180 all'ora è un attimo a tagliare il prato. Porca! Taglio prato incorporato. Frena. Ok, bravissimo. Attenta col gas, Ciao amici di Twitch. Frena. No, qui è un punto dove bisogna frenare, ma. Anche qui devi frenare, frena. Frena. Attenzione a destra di frenare. Non troppo gas, vai, ok. Qui devi frenare. Bravissima. Camera
mi stai deludendo. Eccola, andavi eccola, eccola. Carla, mi stai deludendo, andavi così bene. No. Oh, Charder, il solito coso che sbagli tu, sbagliano tutti, eh. Infatti. Aspetta, lo voglio. L'hai fatta sbagliare, hai visto? Cacchiaro, Charder. Mamma, che disastro, sono morta, tutto un gatto. Questa volta è stato un bel disastro. Infatti il 24 Kevin ha detto che la stai un po' diludendo. Hai ragione, Kevin. Dai, allora, oggi non dirla così. Sono peggio. Kevin, esatto, peggio. Ecco, mo lo c'entra, eh. È il bello, allora, che siamo a metà del giro, eh. Sì. No. Si raffrena. Hai visto che te l'ho detto? Kevin, hai fatto un disastro, hai fatto. Tu non sai che mostro hai fatto, Kevin. Frena, mo. Oh, dai che siamo alla seconda parabolica. Quasi finita. No. È che gli hai dato talmente l'incornata che non se la dimentica da di certo. Ma che c'ho un mal di testa. C'ha mal di testa addirittura. Allora, l'ultimo, dai, c'era che è il rettilineo. Vai, state, Non dagli scia. Spostati sempre un po', non dagli scia. Spostati a sinistra, a destra. No, 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 nel prato. Sinistra. Vabbè, anche lui non è che va, eh. È che t'ha preso la scia, t'ha preso. Anzi, vai più veloce te, guarda che roba. Incredibile, no, la vita. Attenta. No, non devi frenare qui, amo. Attenta qua, frena. Dai che alla fine, frena. No, frena. Amo. Sbagliato pure io. Dai, è l'ultimo, incordalo, cioè che ci sei. No, così. Dai, amo, bravissimo, dai. Potevi incornarlo alla fine. Ma ha fatto due giri! Ah no, ma qui è vero, qui è, non è gara, vabbè, ma chi se ne frega, dai, è come se fosse gara. Grande, basta, è finita? Eh beh, vuoi fare la gara? La gara è un giro? Sì. Dai, falla partire allora. Facciamo la garetta e poi andiamo, amore mio, che andiamo a mangiare la pizza. Sì, sì, direi di sì. Col mio tempo, va bene? Col tuo tempo, senza vedere di superarlo per forza. Ok, va bene. Vediamo, un po', non siamo. Dai. Bravi. Guarda che bello, c'è un cuoricino lì, amo. Dovevano farlo rosso, però blu non. Io l'ho fatto lui con la bomboletta. 4:28. Ma che bella la macchina della mica, bravo amore mio. Bella macchina, bravissima. Dai, concentrati, vedi la curva e decidi se frenare più o no. Qui è, stai andando al supermercato, vai. La porca, attenta, bravissimo. Attenta, brava. Attenta. Attenta, ok. Gas pieno. Ti dico attenta così sai che devi frenare o da parcializzare, eh? Così non ti dico cosa devi fare. Attenta qui, eh. E questa non è proprio da pieno. Bravissimo. Piena. Da pieno, pieno. La prossima devi stare attento. Quella là. Devi parcializzare un po' qua, eh. Qua ti butta fuori. Bravissimo. Adesso attenta. Frena. Bravissima. Orca, che peccato. Che peccato. Ti ha preso dentro l'angolino. Grazie tipo. C'è uno con la bandiera. Ha salutato il tipo con la bandiera. Dai, concentrati, vai là. Aspettato. Vai, viaggia. E qui a manetta.
E quando c'è davanti lui fai. Non riesci a stare attento, ti si concentra. Infatti, non devi guardare lui, amore. No, mi ha troppo coperta la mano. Ah, ok. Vai. Allora vai, Charder, non aspettarla, che sennò la deconcentri. Vai. Ecco, okay. Bravo, forse usa qua. Senta, frena. Frena. Sai perché la sono morta? Sono morta, sono sicuro. Attenta, La vedi la curva? Questa la vedi che è da frenare, perché è bella, bella strettina, no? Vai. Questa è strettina, la vedi già che è strettina, quindi frena. Poi devi calcolare quanto e quanto lo fai correndo, non è che lo fai così. Questa vedi che è stretta? La vedi? La si vede proprio che è stretta, no amore mio? Questa è larga, questa la fai a pieno, questa la fai abbastanza, questa no, c'hai capito? È un casino nel brutto. Vai dentro però. È un modo, dai, devi imparare bene, sei bravissimo. Però se impari bene, frena. Se aspetti il freno sotto. Beh, bravo. Se aspetti il freno sotto che ti viene fuori, il freno lì è quando ti dice che è già troppo, è già che stai esagerando, per quello che tu aspetti il freno sei già oltre, frena. Ce la fai a vedere il segno dove c'è la velocità che diventa rosso, è quello che ti dice, vedi? Vedi? Quando diventa rosso, appena vuol dire che già ha rosso tanto e poi quando non freni lui ti dice, oh frena! Ma il freno che viene fuori, sei già, esatto. frena. Vedi, col frenata lì è già, quando ti viene fuori vuol dire che sei già andato a sbattere. Non devi aspettare lui per frenare, capito? Adesso, guarda, vedrai che ti si illumina rosso, eh? Perché so che le cose da guardare in pista sono tante, ma il segnalino lì che diventa rosso non lo vedi quando sei con il gioco. Bravissimo, questo è appunto bello, Non sta proprio al fianco della strada. E adesso c'è anche da frenare, Questo sta finendo, vedi che è troppo fianco, si butta fuori, attenzione. Che cordolo. Senza. Bravissimo. E qui la parte lenta, Qui non è veloce. Perché è un po' alternata, veloce e lenta. Ciao! Hai visto che Carla la guida, azienda! Ciao Mitico! Oggi guida Carla all'Urburin col Mitico Charder, quindi online, amico mio! Grande azienda! Come stai, bello? E Charder è andato, amore mio. Ti sei invagonata due volte, tre volte adesso? Aspiterola, tutto bene, grande, noi stiamo bene. Stasera purtroppo non c'è la live, amico mio, perché andiamo a un compleanno della mitica Stefania, quindi andiamo a mangiare a pizzetta e ad orta, quindi stasera. Te non mangi niente. Sì, c'ho qua una fame che tu non puoi neanche avere un'idea. Allora non lo fare mangiare, che sennò. Non ti sente, quindi puoi dire quello che vuoi. No, non glielo dico. O ti metti dietro a scriverlo, sennò t'attacchi stavolta. Ok, mi grande so, azienda. Così maleducato. Ecco, bravo. Sì che sei maleducato a dire queste cose. Adesso devo farmi mangiare, mo. Ecco, bravo. Lo lascio qui a fare la live. Sì, faccio qua la live con una pizza, però. Io pure stasera fuori perché da me è carnevale. Ah! Ma che bello! Che si è calmata la situazione Covid. Figo, carnevale addirittura. Dove sei? Di che paese sei, azienda? Ah sì, è di giù azienda, mi sembra, perché c'è l'azienda agricola. Mi ha fatto vedere le foto del trattore e di tutto, che figata che è azienda, grande. Ragazzi, seguite azienda agricola, anche se siamo in pochi adesso, un po' la live si è un po' svuotata, prima c'era più gente, che è chiaramente anche l'orario di andare fuori a mangiare, prepararsi e tutto, infatti anche noi adesso finiamo la gara del Nürburgerino, no, non sei preparato, però fa niente, amore, sei bravo. Sicilia, infatti mi ricordavo. Mica è. Oh, sai che ieri sera ho giocato con dei ragazzi di Catania? Catania. Ma Maurizio è di Catania.
Maurizio di Catania, forse è Maurizio di Catania, non me lo ricordo, sai che non mi ricordo niente azienda, scusa, ma ormai sapete ragazzi, che voi che mi seguite, che io e la memoria sono due cose che non vanno bene d'accordo. Catanzaro, non lo so, no, Catania mi sembra. Di Bari, che avevamo fatto Warzone ieri. Bari e poi c'era uno di Catania, se non mi sembra, che era siciliano. Ma anche il nostro amico Morris e Maurizio di Catania, se non sbaglio. Non vorrei dire sto stupidato, vabbè, fa niente, comunque è figata. Devi andare lì, è il punto dritto, è il punto più veloce del mondo, l'hai fatto a 30 all'ora. Carnevale di Acireale, ok, adesso lo cerco, adesso che finiamo la live lo cerco, volentieri. Grande. Ma io vedo sempre il tuo mega trattore, che figata l'azienda. L'azienda agricola. Io guarda perché di mestiere. Sì, azienda sì, sì, ce l'ha davvero, c'è proprio l'azienda agricola. Per quello che è azienda agricola SRL, perché c'è l'azienda lui. Grandissimo. SNC adesso, SNC, SNC. Ah, ecco. Grande azienda, abbiamo fatto un po' di live farming che sono state fighissime, perché tra l'altro lui è finita la gara, non ti ha neanche fatto finire, cattivo Sharder, sempre se ne sei stato, va bene, SRL, SPA, aziende greche. L'ho aspettata, ma non, ci ha fatto finire la gara senza neanche arrivare al traguardo, sei stato molto molto scorretto. Dai che ti saluta Carlo, saluta l'amore che lo senti così. Oh, ciao Sharder, grazie. E niente, Carlo, non lo fare mangiare. Soltanto che ho tolto i trattini. C'era qualcosa. C'era un cambiamento nel tuo marchio. Va bene, ragazzi, dai, allora. È stata bellissima, una bella live. Grazie, Sharder, come al solito. Ciao, azienda. Grazie. Grazie, se fosse. Allora, domani ci sono, ok, mitico? Quindi, se ci sei domani, il mitico Sharder, ci facciamo una mega online anche domani, ok? Ci sarò, però Marco gli buco le pomme, quanto è bello il... Allora domani facciamo Brenzach tutto il giorno. Benissimo. Mi dissocio. Ti dissoci, va bene, dissociati quanto vuoi, ma quella faremo. No, facciamo un po' di là. Magari faccio anch'io il blurburing, vediamo un attimo di fare qualcosa, perché domani c'è anche il mitico Kevin, quindi si può fare una bella live fatta bene. Azienda agricola, io ti ringrazio, ti saluto. Ma io sono coperto dal volante, ti ringrazio, ti saluto e ti aspetto domani e domenica, ok? Grandissima azienda, saluta la grandissima azienda, amore ciao, mio, ciao. Salutiamo il grandissimo Sharder, ciao Sharder, ciao a tutti i ragazzi, ciao anche a Kevin e a tutti gli altri che sono stati dentro con noi nella nostra live, grazie a tutti, ciao, e ci vediamo, ciao Sharder, a domani, ciao azienda, grandissimi, ciao amici. Oh, ho sbagliato il tasto.